Presentato. Presentato. Onori al comandante provinciale dei carabinieri di Vercelli. Reparto di formazione pronto per l'assedio. Grazie. Appuntati carabinieri, è per noi motivo di orgoglio che le massime autorità civili e militari, nonché esponenti del mondo dell'economia e della cultura di questa nobile e lavorosa provincia, ci abbiano onorato con la loro presenza nel giorno celebrativo della festa dell'Arma. Una presenza tanto più ambita e significativa quanto più scarna e austera vuole essere la cerimonia. Una presenza per la quale esprimiamo gratitudine e l'assicurazione che, anche dalla loro adesione, sapremo trarre la forza per il nostro progetto. Mi sia consentito innanzitutto rivolgere un deferente ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto, dottor Lucio Parenti, oltre che per la presenza, per la costante vicinanza e lo straordinario equilibrio nell'azione di guida e indirizzo che pone in essere per garantire l'ordine e la sicurezza in piena sinergia con tutte le forze di polizia con cui condividiamo costantemente, in un clima di fraterna amicizia, il comune edificio ha il nobilissimo obiettivo di garantire sicurezza e tranquillità all'intera collettività. Ringrazio e saluto i numerosi sindaci intervenuti. La vostra presenza testimonia ancora una volta il legame inscindibile delle stazioni carabinieri con il territorio. A voi chiedo, nella consapevolezza delle ristrettezze economiche che gravano sui vostri bilanci, una maggiore determinazione nell'accogliere le istanze per l'adeguamento strutturale degli immobili di vostra proprietà adibiti a casella. Rivolgo infine un caro saluto alle sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e alle associazioni combattentistiche d'arma, qui convenute, che ci ricordano che siamo una nazione e una democrazia grazie ai sacrifici di chi ci ha preceduto. Oggi celebriamo il nostro 210° compleanno, nel giorno in cui nel 1920 fu concessa la prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma per l'eroico contributo dei carabinieri nel primo conflitto mondiale. L'Arma dei Carabinieri oggi è un'istituzione militare moderna che coniuga innovazione tecnologica applicata al controllo del territorio e all'investigazione, con valori tradizionali dell'etica militare, su cui si fonda l'essere carabinieri. Tra questi valori desidero sottolinearne in particolare la dedizione quotidiana al servizio dei cittadini, ovvero anteporre il benessere degli altri al proprio, e l'umiltà, spesso trascurata, ma cruciale anche nelle organizzazioni militari. È in sostanza il riconoscimento che nessun individuo o istituzione è fallibile. L'umiltà genera una cultura di apprendimento e miglioramento continuo, incoraggia la collaborazione, l'apertura a nuove idee e la capacità di ammettere gli errori. Attraverso il corso all'umiltà si crea un ambiente che favorisce la crescita continua, ma anche la capacità di adattarsi e quindi fornire risposte sempre più aderenti alle esigenze dei cittadini. Essere più che sembrare, come riportava l'oratore Marco Tullio Cicerone, messaggio di amicizia, è una frase che risulta essere oggi più di ieri di grande attualità, in quanto, a fronte di tentazioni di una facile ma fugace visibilità, occorre promuovere una cultura dell'essere che prevalga sull'apparire,
privilegiare la sostanza sull'esteriorità, il rifiuto di gesti vuoti per concentrarsi su azioni tangibili, rimanendo fedeli ai nostri principi. Una cultura dell'essere è basata su integrità, affidabilità, lealtà e senso di responsabilità, requisiti che devono contraddistinguere ogni carabiniere. Partendo da questi insiemi di valori e di competenze, per rendere concretamente l'idea dell'impegno dell'Arma in provincia, desidero richiamare sinteticamente solo alcuni dati in ordine all'attività posta in essere nell'ultimo anno. Oltre 40 le pattuglie impiegate giornalmente sul territorio, oltre 7.900 le richieste di pronto intervento pervenute tramite il 112, a cui è stata garantita una risposta. I carabinieri, inoltre, hanno proceduto per circa il 71% del totale dei delitti denunciati nella provincia, scoprendone oltre il 32%. Un focus fondamentale per noi è stato anche quest'anno il contrasto alla violenza di genere, perché abbiamo il dovere di rassicurare i cittadini contro le grandi minacce, ma anche contro quelle della porta accanto e quelle più insidiose tra le mura domestiche. Negli ultimi 12 mesi sono stati sottoposti a provvedimenti giudiziari oltre 110 soggetti, con un incremento del 22%. Un risultato che è tangibile grazie anche alla preziosa opera di coordinamento svolta dal Procuratore della Repubblica, dottor Pierluigi Bianchi. Ai Procuratori della Repubblica, qui presenti, rinnovo la gratitudine per la loro presenza. Nell'Arma troverete sempre collaborazione e lealtà. In tale contesto non si può non menzionare l'eccezionale valore della magistratura giudicante, che coordinata dal loro presidente, dottoressa Michela Tavagnone, svolge una meritoria ed impegnativa attività, i cui risultati sono riconosciuti anche a livello nazionale. Il Comando Provinciale di Vercelli è un'organizzazione complessa, articolata, su un dispositivo capillare costituito da 21 comandi stazioni, costante punto di riferimento per le persone, non solo per gli aspetti strettamente connessi alla sicurezza, ma anche quali luoghi di ascolto, accoglienza e rassicurazione sociale. A tale spina dorsale si affianca un'articolazione di reparti speciali che operano in piena sintonia con quelli territoriali per tutelare i principi e interessi collettivi. Tra questi sicuramente vi è la tutela dell'ambiente e della biodiversità. In tale settore l'Arma, quale prima forza di polizia ambientale europea, avendo ereditato dal 2017 le competenze del Corpo Forestale, è in prima linea. Siamo consapevoli che da soli non possiamo fornire soluzioni a una tematica tanto complessa, ma siamo determinati a svolgere la nostra parte facendo leva sull'esperienza professionale del gruppo Carabinieri Forestali, con i suoi 5 nuclei e sull'impegno professionale del nucleo. La tutela del lavoro, che vede il costante impegno del nucleo Carabinieri Ispettorale del Lavoro, la più antica delle società dell'Arma, dedicata al contrasto di ogni forma di illegalità e sfruttamento. La tutela del patrimonio culturale attraverso l'attività svolta dal nucleo TPC, che pur avendo sede a Monza, opera costantemente anche nel territorio vercellese, come dimostra il più recente caso di recupero e istituzione di opere trafugate negli anni '80 a Cravagliano. Dal modello illustrato emerge come sia non solo funzionale, ma necessario mettere a sistema le differenti risorse e competenze per affrontare la complessità delle sfide della società contemporanea. Capacità di fare squadra, che qui a Vercelli ho trovato sin dal mio arrivo, ormai circa 3 anni fa, in tutti gli ambienti istituzionali, ed in questa solenne occasione che desidero esprimere sentimenti di sincera gratitudine al questore Paolo Marini e al comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Ciro Natale, per la costante e produttiva collaborazione e sinergia istituzionale che si è creata e che quotidianamente viene portata avanti per affrontare ogni situazione e superare insieme qualsiasi difficoltà. Infine vorrei sottolineare l'impegno nel rafforzare il rapporto di fiducia e vicinanza anche con le giovani generazioni, al fine di formare e accrescere loro il senso di legalità. Nell'anno scolastico, che ormai faccio al termine, si sono tenuti oltre 40 incontri, raggiungendo circa 3.200 studenti, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario di secondo grado. Investire sui giovani e contribuire insieme agli altri attori del sistema educativo al rafforzamento dei valori di legalità e rispetto costituisce una delle missioni fondamentali in cui l'Arma crede fermamente per favorire lo sviluppo di una società sempre più sicura. Avviandomi alla conclusione, sento il dovere di rivolgere il mio pensiero a chi oggi non c'è più. Questa mattina, nel deporre la corona al monumento dell'Arma dei Carabinieri,
abbiamo ricordato l'estremo sacrificio dell'appuntato Salvatore Vinci, deceduto il 27 gennaio del 1989 nelle campagne vercellesi, nonché quello dei martiri di Chieso, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario, e che sono l'emblema di tutti questi preziosi eroi che nell'adempimento del proprio dovere seppero restare fedeli fino alle più estreme conseguenze, a quella che ritenevano la loro missione più alta, proteggere le comunità allora affidate. A questi silenziosi e feroci protagonisti va il nostro più sentito omaggio. Comandante, renda gli onori a tutti. Parto. Presentato. Onori ai caduti. Ma onorare i caduti solo nelle cerimonie non è sufficiente. La partecipazione commossa di molti in quegli scarni minuti di raccoglimento, suggellati dal suono del silenzio, deve trasformarsi in una partecipazione attiva, onesta, solidale. Solo con le virtuose azioni operate ad ogni livello potremo veramente onorare, giorno dopo giorno, i caduti, facendo il nostro dovere, con disciplina e onore. Con questi sentimenti dobbiamo guardare avanti, alle ulteriori e prossime sfide che ci attendono, nel contrasto al malaffare, per adeguare sempre le nostre risorse, per intensificare i risultati, rinnovando all'unisono il secolare impegno ad assolvere il nostro sacro dovere in difesa del bene contro il male. Ed è per tutto questo che celebriamo il nostro 210° compleanno, con convinto entusiasmo. Ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, a voi rivolgo il mio più vivo apprezzamento e l'invito che vi chiedo di sentire come perentorio ed ineludibile ogni giorno, oggi come ieri, ponete sempre le esigenze del cittadino al centro del vostro pensare, del vostro agire. Interagite con dedizione e con piena convinzione. Siate sempre vicini ai cittadini, partecipi delle loro esigenze. Condividete il sentire comune, ascoltate anche le più piccole problematiche, perché essere carabinieri significa saper corrispondere alle istanze di sicurezza con efficienza, professionalità, ma soprattutto con umiltà e disponibilità. Carabinieri della provincia, a tutti voi e alle vostre famiglie che vi sostengono e vi sorreggono, auguri affettuosi di buon compleanno. Per le attività svolte